GF VIP cannagate come all'isola dei famosi droga in casa. Chi è accusato? Il GF VIP, per non farsi mancare nulla, ora ha anche un cannagate, al pari del caso che scoppiò all'isola dei famosi. All'epoca fu Francesco Monte a finire sul banco degli imputati, accusato da Eva Enger. Adesso, al centro delle polemiche, c'è finito il nuovo concorrente Barru, il nipote di Costantino della Gherardesca. Ma cosa è accaduto? Si proceda con ordine. Già poco dopo il suo ingresso Barru confidò in modo distesissimo e pacatissimo di fumare le canne da quando ha 14 anni. Nelle scorse ore, però, pare che si sia passati dalle parole ai fatti. Grande fratello VIP, Barru e il cannagate. A far scoppiare inavvertitamente il caso è stata Sofia Codegoni che, chiacchierando con Alessandro Basciano in sauna, ha raccontato che Barru, lungo la notte di Capodanno, ha fatto qualcosa di grave. Per provare a eludere i microfoni del grande fratello VIP, l'ex tronista e l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, assieme a Miriana Trevisan, si sono rintanati sotto le coperte. Miriana ha confermato che Barru si sarebbe fatto una canna. Anche Lucrezia Lulu se la si sarebbe resa conto di quanto accaduto. Tanto che avrebbe direttamente chiesto al nipote di Costantino della Gherardesca se quella era davvero una canna, ricevendo una risposta positiva. Medesima versione l'ha data Jessica Selassie. Da segnalare inoltre che quando Sofia ha cominciato a far circolare la questione, immediatamente è calata la mannaia del GF VIP, che ha censurato il tutto, staccando le riprese dalla Codegoni che è poi stata chiamata a rapporto in confessionale. Insomma, c'è un nuovo cannagate dopo quello isolano che provocò un baccano mediatico infernale. Resta da capire se Barru abbia davvero fumato una canna. E se così fosse ci sarebbe da chiarire come avrebbe portato droga nella casa più spiata d'Italia. Non è nemmeno escluso che l'uomo abbia portato con sé la cannabis light, che è legale in Italia. Fatto sta che l'episodio ha già innescato un can-can rumoroso sui social. In molti si domandano se la questione diventerà uno dei temi trattati da Alfonso Signorini nella prossima puntata in Prime Time, prevista per lunedì 3 gennaio 2022. 2. Tali e quali, Conti spiega le differenze meccanismo, giuria, concorrenti. Quando inizia tali e quali? La data scelta è quella di sabato 8 gennaio 2022, con una promozione quindi nella prima serata più importante della settimana. Tale e quale show, il programma da cui trae ispirazione, è fedele invece al venerdì sera. Carlo Conti sfiderà dunque la sua amica, anzi si definiscono fratello e sorella, Maria De Filippi, che torna con C'è posta per te proprio sabato 8. Si sfideranno per 4 settimane soltanto, sono 4 le puntate previste di tali e quali, infatti. Potrebbe essercene una quinta con il classico torneo, però. I concorrenti in gara saranno molti di più e ci sono molte differenze con tale e quale show. Carlo Conti ha presentato il nuovo programma, lo spin-off dell'originale con i VIP protagonisti, in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni. Come già è noto, i concorrenti di tali e quali sono persone comuni e non personaggi dello spettacolo. Persone che nella vita fanno tutt'altro mestiere, arriveranno operai o anche medici o infermieri, camerieri, ecc. I cantanti più gettonati nelle imitazioni di chi ha inviato video per tali e quali sono Ligabue, Vasco Rossi, Gianna Nannini e Renato Zero.
sono dei fuoriclasse delle imitazioni, ha promesso Conti. Il meccanismo di tali e quali è diverso dal programma originale. I concorrenti non saranno sempre gli stessi e non saranno 12. In ogni puntata ci saranno 11 concorrenti diversi e al termine delle puntate ci sarà un mini torneo tra i vincitori dei precedenti appuntamenti e la vincitrice della prima edizione di 2 anni fa. Nel 2019 è andata in onda però una sola puntata di Tali e Quali. Ci sono altre differenze tra Tali e Quali e Tale e Quale Show. I Tali e Quali arrivano un paio di giorni prima per lavorare con gli insegnanti canto e le costumiste. Per quanto riguarda il trucco, non avendo il tempo di realizzare un calco del viso e per costruire le protesi, sarà un trucco più pittorico, con parrucche e qualche piccola protesi facile da adattare. Per quanto riguarda la giuria di Tali e Quali non ci saranno cambiamenti, torneranno al tavolo Loretta Gocci, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Il quarto cambierà di puntata in puntata e il primo sarà Biagio Izzo. Conti e certo saranno in seria difficoltà perché i concorrenti sono tutti molto bravi. Inoltre nella prima puntata di Tali e Quali ci saranno ospiti i gemelli di Guidonia, ultimi vincitori di Tale e Quale Show. Quando inizia Tali e Quali? La data scelta è quella di sabato 8 gennaio 2022, con una promozione quindi nella prima serata più importante della settimana. Tale e Quale Show, il programma da cui trae ispirazione, è fedele invece al venerdì sera. Carlo Conti sfiderà dunque la sua amica, anzi si definiscono fratello e sorella, Maria De Filippi, che torna con C'è posta per te proprio sabato 8. Si sfideranno per 4 settimane soltanto, sono 4 le puntate previste di Tali e Quali, infatti. Potrebbe essercene una quinta con il classico torneo, però. I concorrenti in gara saranno molti di più e ci sono molte differenze con Tale e Quale Show. Carlo Conti ha presentato il nuovo programma, lo spin-off dell'originale con i VIP protagonisti, in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni. Come già è noto, i concorrenti di Tali e Quali sono persone comuni e non personaggi dello spettacolo. Persone che nella vita fanno tutt'altro mestiere, arriveranno operai o anche medici o infermieri, camerieri, ecc. I cantanti più gettonati nelle imitazioni di chi ha inviato video per Tali e Quali sono Ligabue, Vasco Rossi, Gianna Nannini e Renato Zero. Sono dei fuoriclasse delle imitazioni, ha promesso Conti. Il meccanismo di Tali e Quali è diverso dal programma originale. I concorrenti non saranno sempre gli stessi e non saranno 12. In ogni puntata ci saranno 11 concorrenti diversi e al termine delle puntate ci sarà un mini torneo tra i vincitori dei precedenti appuntamenti e la vincitrice della prima edizione di 2 anni fa. Nel 2019 è andata in onda però una sola puntata di Tali e Quali. Ci sono altre differenze tra Tali e Quali e Tale e Quale Show. I Tali e Quali arrivano un paio di giorni prima per lavorare con gli insegnanti canto e le costumiste. Per quanto riguarda il trucco, non avendo il tempo di realizzare un calco del viso e per costruire le protesi, sarà un trucco più pittorico, con parrucche e qualche piccola protesi facile da adattare. Per quanto riguarda la giuria di Tali e Quali non ci saranno cambiamenti, torneranno al tavolo Loretta Gocci, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Il quarto cambierà di puntata in puntata e il primo sarà Biagio Izzo. Conti e certo saranno in seria difficoltà perché i concorrenti sono tutti molto bravi.
Inoltre nella prima puntata di Tali e Quali ci saranno ospiti i gemelli di Guidonia, ultimi vincitori di Tale e Quale Shop.